Bentornati a San Siro centrato, dopo un mese, dopo Inter-Atalanta, siamo col Torino. Allora, risultato di oggi, guarda che è difficile, eh? Cosa facciamo oggi? Ma secondo me è 4-0, 3-0. Ah, così, fiducioso? Sì. Oh ragazzi, lui dice 4-0, per me sarà un soffertissimo 2-1 per noi. Vi lasciamo le formazioni. Meriterebbe il gol, invece è un cross di merda. Occhio ragazzi, perché l'arbitro è andato al VAR per verificare il fallo che c'è stato su Turam, giusto? Potrebbe esserci un bel cartellino, vediamo se la Varotta League. Rosso ragazzi, rosso, e cambia la partita al 20esimo perché Torino rimane in 10. Guarda che ho una cosa per te anche oggi. Rosso per? Due fuori. Per? Vabbè, vi faremo sapere. Comunque proteggimi. Calcio d'angolo Inter. Cialanoglu e Di Mala. Dai Cialda. Di Mala lascia a Ciala. Che arriva Darmian a prenderla, vai, va da Cesco, coppia di sinistra inedita, Darmian, Cesco, adesso arriva anche Bastoni, mezza difesa, ce l'abbiamo in attacco, appunto, mezza difesa in attacco, sono tutti in attacco, e infatti Cesco va al cross, lo mette male, però c'è Bisse che la... Bastoni. Difesa in attacco, siamo arrivati al gol. Dura!
addirittura una male sovrapposizione di Acerbi sulla sinistra, 36 anni! Avercene! Tempo di festeggiare, prega, giallo annullato, ciao, e annullato, quindi giallo, ma non si è capito qua, occhio, no, dai, ragazzi, buono, no, dai. buono, ma perché giallo? Segna Zapata e giallo, boh, non si sa, il primo che fanno ci sarà che no, l'ha fatto buono. Comunque Inter 2 Torino, recuperiamo un pallone con Dimash per Durab, per Dimash, Milinkovic, no ragazzi, ci mangiamo il 3-1, cazzo! Vai Zala! Finisce il primo tempo, 2-1, Torino in 10, tante occasioni sono bloccata la partita dopo l'espulsione, però dobbiamo andare avanti così perché il dato ha detto 4-0, ma potrebbe essere anche 5-1, li lasciamo al secondo tempo. Che vada Dimash come sempre, Dimash ancora da basso, Big Italia, il solito triangolo, Big, gira verso Pavard, Pavard, e non ci arriva Turan di un attimo, grande Cesco che posta ancora da dietro, Ciala, Benjamino scodala dentro per Cesco, Lautaro, alto, ma bellissima azione, e c'è sempre Cesco, Pippo! Big Italia mette il turbo e va da basso, ma che la mette dentro Bastoni, Lautaro! Milinkovic! Marcus! Si porta a casa il pallone! Fuori per Di Marco, non ci credo! No, no! Cazzo, stava venendo fuori l'Eurozone! Occhio ragazzi! È l'83esimo, non facciamogli riaprire la partita questi, eh! Porca di quella puttana! Accendi! Occhio ragazzi! Occhio ragazzi! Torino in aria, rigore! Ma porca puttana! No, non ho fatto niente! A sto punto è rigore per il Torino. L'ho appena detto, porca puttana, non facciamo le cose. Ma vaffanculo, ma cazzo! Segna il Toro 3-2 e ci sarà da soffrire altri 10 minuti. Siamo troppo distratti in questa stagione, veramente, troppo distratti, 3-2. Bravo Taremi, che galleggia al limite dell'area, che cerca Ciala, cerca Piotr, Milinkovic, no! Chi l'ha sbagliato? Sandokan, mi sbaglia il colpo del KO. Ok ragazzi,
da picchiare, occhio che Torino. Bravo! Vai, vai, vai! Quanto manca, Tato? Un minuto! Un minuto! Vai, 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 sputati un occhio! Ultima azione per l'Inter. Chi è? Lautaro! Lautaro! No, no! Occhio che no, adesso no. È tanto emozionante. Carabò buttata giù, ma l'arbitro dà il vantaggio al Toro. Perché? Occhio che c'è Pedersen. Occhio che c'è Pedersen. 30 secondi. 30 secondi. Fischia! Manca ancora 30 secondi. Fischia, Fischia. Si recupera un pallone, va verso la porta, può essere l'ultima azione. Dimash, guarda dentro. Oh, c'è Taremi, tienila lì, tienila lì, Medi, tienila lì. Vai, Medi! Tienila lì, sì! Sofferta anche questa, ma abbiamo vinto 3-2. Mamma mia, che sofferenza! Te l'avevo detto che avremmo sofferto come dei dannati contro questi qua. Però abbiamo vinto, questo è l'importante. Mamma mia, oh! Ragazzi, Tato ha portato fortuna, perché quando sono con lui vinciamo sempre, anche con l'Atalanta. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, sempre sono Forza Inter!